Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Quarzo e oggi vi porto Vai nella giungla per la Season 10. Ebbene sì, vi spiegherò come giocare questo campione nella giungla per la Season 10. Parleremo delle rune, delle abilità, della build per Vai. Quindi seguite il video fino alla fine e vi spiegherò veramente tutto ciò che c'è da sapere per iniziare a giocare questo campione, che è anche abbastanza forte. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non rimanere mai indietro sui video che pubblico, che sono guide di Legends of Runeterra, TFT e ovviamente League of Legends, e di attivare anche la campanellina delle notifiche, come vi ho già detto. Vi chiedo anche il favore di mettere un like al video se lo trovate utile, perché mi aiuta un casino e per voi è una roba molto semplice, è veramente il click del mouse. Quindi grazie in anticipo. Vi ricordo anche che vado in stream, vado live su Twitch il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23, quindi vi aspetto là, e c'è un torneo che sto organizzando, tutte le informazioni trovate in descrizione. Ora, parlando di Vai, iniziamo con le rune. Ci sono vari tipi di rune che potete usare. Se volete essere un po' più difensivi, non usate questa pagina che vi sto per far vedere, ma usate la pagina con scossa d'assestamento. Vi metterò poi in descrizione proprio le rune scritte. Per ora ve le dico. Allora, ci abbiamo pioggia di lame, impatto improvviso, collezione di bulbi, cacciatore implacabile, trionfo, leggenda alacrità e poi velocità attacco e danno e armatura, ok? Queste sono le rune. Poi per quanto riguarda la build, ve la faccio vedere un attimo adesso. Questa è quella che ho fatto io. Se volete potete farmi una schermata, così ve la salvate e ce l'avete. E ok, una volta fatta viste le rune e vista la build, adesso andiamo a vedere un attimo le abilità. Allora, la passiva di V è molto semplice: scudo energetico. Praticamente quando quando colpiamo un nemico con le abilità, ok, tutte tranne la W, poi vedremo perché, quando colpiamo un nemico con le abilità otteniamo uno scudo. Vedete che adesso è uno scudo, è lo scudo che ho ottenuto per aver colpito un nemico con un'abilità. Il cooldown della nostra passiva si riduce ogni volta, ogni 3 attacchi, ovvero ogni volta che procchiamo la nostra W. Cos'è la W? Praticamente ogni 3 attacchi facciamo danno bonus e riduciamo l'armatura del nemico. Ogni terzo attacco sullo stesso bersaglio infliggi il 4% della sua salute massima in danni fisici, riduci la sua armatura del 20% e conferisci a Vai attack speed, ok? Quindi riduciamo l'armatura, facciamo danno bonus e abbiamo attack speed per un tot di durata. Ora mettiamo una ward qua e vediamo andare a gankare con la nostra abilità principale, che è la Q, che dobbiamo caricare. Ora, se loro non sono scemi e non pushano, possiamo gankare. Aspettiamo il momento giusto. Devono semplicemente andare un pochetto più avanti. Ecco, questo è il momento giusto. Ok, l'abbiamo intercettata con la nostra Q. Perfetto, hanno utilizzato sia il flash che l'ial. Non continuate, perché hanno usato il flash e l'ial, quindi perfetto, è stata una gank molto valida. L'unica cosa è che poteva esserlo di più. Questo dovremmo riuscire a farcelo, specialmente se Ryze mi dà una mano. Ryze, move next time. Ok, purtroppo qua non riusciamo a far nulla. L'unica cosa che voglio provare a fare è prendere questo. Ok, l'abbiamo preso e adesso ci andiamo a fare i lupi e poi recolliamo. Ci facciamo i lupi, voilà, e poi recogliamo. Allora, la Q, come avete visto, che è l'ultima abilità di cui mi manca di parlare, a parte ovviamente la R, che poi vedremo, la Q si carica, ok? Guardate, la teniamo premuta, la carichiamo e possiamo spararla dove vogliamo. Praticamente noi ci scagliamo contro un nemico, se c'è un nemico, e facciamo danno e lo sbalziamo in aria, ok? Quindi
immobilizzandolo per un pochetto. E questa è la nostra abilità principale che ci consente di gankare abbastanza facilmente, ok? Ora, vorrei assolutamente smuovermi a prendere questi, perfetto. Così posso andare a farmi Krags e poi recollo e vado verso la botlane perché c'è il drago. C'è il drago. Bene, vi ho detto tutte le abilità, manca la R, che poi appena la prenderemo ve la farò anche vedere. Però adesso ve ne parlo un attimo. Praticamente è un'abilità che ci consente, questo è il range, quando lo premiamo su un bersaglio, che ovviamente deve essere un campione nemico, quando lo premiamo su un campione nemico, noi ci trasportiamo sul campione sostanzialmente, a prescindere da quello che il campione faccia. Il campione può flashare, saltare, può fare quello che vuole, ma noi gli resteremo, comunque gli correremo dietro, tra virgolette, lo agganciamo, no? E lo raggiungiamo, appena lo raggiungiamo lo sbalziamo in aria e lo buttiamo a terra, facendo una specie di... scusate, prendo questo, questo, questo e poi uno e due. Quindi lo sbalziamo in aria e poi lo buttiamo a terra. E voi capite che il crowd control che abbiamo sia con la Q che con la R di Vi è veramente molto valido. Intanto vediamo che Nocturne è top. Noct is top. Take Prio and do Dragon. Anzi, posso farlo direttamente al drago forse. La nostra W ci dà attack speed e riduce l'armatura e fa danni bonus, e quindi è ottima anche per fare obiettivi da soli, ok? Nel caso ce ne fosse bisogno, come in questo caso abbiamo visto che Nocturne è top, quindi lui non ci può fermare dal fare questo drago e quindi noi ce lo facciamo a gratis. Vedete, intanto prendo lo scudo per ridurre i danni e scusate, ma io non vi ho parlato in realtà della E. Allora, la E praticamente funziona in questo modo. Il nostro prossimo attacco, dopo che premiamo E, infligge danni bonus a il bersaglio colpito e a quello dietro di lui, ok? Pam pam, lo vedete? E ci abbiamo due cariche per la E. Quindi noi possiamo fare... Adesso ve le faccio caricare tutte e due le cariche prima di utilizzarla. Possiamo fare autoattacco E, autoattacco E. In questo modo facciamo una caterva di danni in pochissimo tempo. Sto facendo caricare la E in modo che ve la faccio vedere, Guardate, adesso ce l'abbiamo. Autoattacco E, autoattacco, autoattacco E. Vedete? Ce l'abbiamo disponibile per due volte di fila. Ora io mi faccio il blue buff e poi recollo e ricomincio la clear dalla top verso la bot. Faccio così perché in questo modo riesco... Ok, perché ho la R, in questo modo riesco a gankare direttamente in top lane e la cosa mi fa alquanto piacere. Ora, gli stivali bisogna sceglierli, poi vi spiego come si scelgono gli stivali. Sostanzialmente prendiamo gli stivali della rapidità se non abbiamo problemi di crowd control, ovvero se loro non hanno tanto crowd control, ovvero tanti rallentamenti, stordimenti, eccetera. I calzari di Mercurio se invece loro hanno tanti rallentamenti, stordimenti e immobilizzamenti. I calzari del Ninja se loro invece fanno tanti danni dagli attacchi base e tanti danni fisici, ok? Adesso appena finiti i Krags andiamo top, quindi lo pinghiamo. Potrei anche prendere il red ma non mi importa. Vediamo se c'è una ward. C'è una ward, quindi probabilmente Seth sa che noi siamo qua e non possiamo gankare. A questo punto ci finiamo di prendere i Krags e poi prendiamo il red buff. C'è Nocturne in botlane e quindi questa è una gank riuscita da parte di Nocturne. Siccome Nocturne è in botlane, noi possiamo tranquillamente prenderci il Rift Herald. Quindi ci andiamo a prendere il Rift Herald. Vedete, quando vedete il jungler nemico in una posizione diversa dalla vostra, cercate di approfittarne e fare qualcosa nella vostra posizione. Specialmente la cosa più importante è ovviamente prendere obiettivi, fare gank, eccetera eccetera. Utilizzo la Q per passare attraverso il nemico, attraverso il Rift Herald, in modo che riesco a colpire l'occhio. Guardate, appena fa l'autoattacco lui, andiamo dietro. Allora, io credo che possiamo provare a divare set, perché ho la R.
Quindi possiamo provare a farlo. Metto una word qua, ok, perfetto. E adesso vi faccio vedere il Qflash. Vi faccio vedere il Qflash. Allora, prima cosa posso utilizzare addirittura l'Herald. Così lui è costretto ad arretrare. E adesso lo fottiamo, guardate. Non l'ho preso. Non l'ho preso con il mio Qflash, ragazzi. Ho fatto una delle cagate più grosse che si siano mai viste. Ho fatto veramente una cagata, raga. Cerco di scappare con la Q, scusatemi. Questa è una roba che è proprio brutta, brutta, brutta. Se l'avessi beccato saremmo probabilmente riusciti ad ucciderlo, ma... vediamo se riusciamo a outplayarli in qualche modo. Lui c'ha lo spell sheet, quindi è un po' difficile. No, 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 c'è 7, è veramente, veramente rischioso fare questa cosa. Ok, lo spell shield l'ha usato. Aspettiamo che utilizzi la Q, la W, anzi. Adesso se lui veniva, lo uccidevamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. L'outplay riuscì. L'outplay è riuscito, ho detto. Vabbè, raga, comunque là ho fatto una cagata gigantesca, perdonatemi. Fate finta di non aver visto niente. Allora, per la loro comp, sì, un pochetto di sì, un pochetto. Io vorrei prendere i calzari di Mercurio, a dirvi la verità. Però, no, prendo i calzari di Mercurio, è la cosa migliore. Lume di controllo. E ci facciamo la clear in questo modo. Siccome il drago è fra 15 secondi, andiamo direttamente in bot lane. Volevo cominciare dalla top e scendere, ma è molto meglio a questo punto, visto che il drago è praticamente già qua, andare in bot lane, farmare un attimo e poi farci una gank in bot. Anzi, facciamo direttamente la gank. Loro probabilmente hanno una ward da queste parti. Non ce l'hanno. Utilizzo la R appena posso su di lui. Oh, dovrei riuscire. No, purtroppo non c'ho. Non ho disponibile la Q. E quindi non posso cercare di uccidere Rakan. Ok, non posso contestarlo quello perché sono 3 contro 1. Io sono da solo. Ok, quindi ci prendiamo questo. Insomma, farmiamoci, pigliamo anche il blue buff. Non andare, non andare. Tanto non se lo stanno facendo il drago. Non c'è il jungler. Fatemi prendere il blu. Ok. Prima abilità da maxare, raga, non ve l'ho detto, la Q. La seconda abilità da maxare, la E. Come state vedendo. Allora, Nocturne è top. Noct is top. Quindi, utilizzo questa per pulire la ward. 2, 3. E sicuramente c'è un'altra ward da qualche altra parte. Quindi utilizzo la Q per raggiungerla più velocemente. Non la trovo e quindi probabilmente non c'è. La bot lane non so dove sia, quindi è un po' rischioso fare il drago in questo momento. La bot lane è appena arrivata, ok, quindi possiamo farlo. Stiamo attenti, eccoci qua. Ci hanno visto. Allora, ci abbiamo lo smite a 570. Drago preso. Ce ne andiamo perché loro sono tutti morti. Ok. La R sul Nocturne. Ho sbagliato. Non dovevo andare dentro. Dovevamo semplicemente ritirarci come avevo fatto all'inizio. E avevo visto che Cho'Gath era, ci aveva raggiunto sostanzialmente, quindi pensavo che potevamo fightarli, ma Seth c'ha una marea di danno e Fizz è più forte di Ryze in questo momento del game.
Però ci siamo presi ben due draghi e l'Herald, che non ho usato. O no, l'ho usato, come no, ma che so, scemo. L'ho usato l'Herald. Secondo item, virtù della triade, proprio sempre, 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 sempre. E poi dipende. Ovvero, allora no, i primi tre item sono Gemma del Guerriero, virtù della triade, Pegno di Sterak. Poi potete variare. Se siete molto in vantaggio, potrete prendervi la Rama di Yomu o la Danza della Morte. Se no, andate di roba più tank. Ovvero l'angelo custode, vi consiglio, la corazza, le corazze, eccetera, eccetera. Potete anche prendere la lastrapietra del gargoyle, ma ve la consiglio se fate una build molto molto difensiva. Cerchiamo di raggiungerli. Io non ho la ultima. Dovremmo riuscire a fare qualcosa. No, non riusciamo a far nulla perché c'è anche Nocturne. Quindi ce ne andiamo e continuiamo il nostro farming. Purtroppo in questo momento è ovviamente Fizz è più forte di Ryze e perciò dobbiamo cercare di non fare troppo affidamento su Ryze in confronto a Fizz. Cioè dobbiamo sapere che Fizz romerà un po' di più e farà un po' più di casino di Ryze nelle skirmish, nei fight. Allora io ora vorrei... La cosa brutta è che Fizz ci counterà anche, nel senso che la sua E annulla la nostra R. Ok. Vediamo se ci sono ward. Se non ci sono ward andiamo in botlane. C'è Fizz qua? Ok, l'ho preso. Oh, cazzarola, ha usato. Qua c'è Fizz, raga. Ok. Questa era una Q-Flash fatta bene, non quella che ho fatto prima. Sotto torre con set. Quella era un po' imbarazzante. Allora, stavolta abbiamo ucciso Fizz. Attenzione, attenzione. Questo lo prendiamo, eh. Adesso dobbiamo stare attenti ad evitare la W. Perfetto. Adesso Ryze comincia a scalare e quindi possiamo fare un po' più affidamento su di lui, come avete visto. Allora, qui non c'è lo scuttle. E invece di... volevo invadere, però sono un po' basso in salute, quindi vado a farmi i Krags. Mi faccio i Krags, poi recollo e mi piglio la Fulgore, che è molto molto importante in Vai, perché sinergizza benissimo con il kit di Vai. Considerate che la Fulgore praticamente facciamo danni bonus dopo, con l'autoattacco successivo ad aver utilizzato un'abilità. Quindi utilizziamo la Q, autoattacco successivo, danni bonus. Utilizziamo la E, autoattacco successivo, danni bonus. E abbiamo una doppia carica della E. Quindi possiamo beneficiare del danno bonus della Fulgore più e più volte durante uno stesso fight. Allora, ci abbiamo il drago fra 30 secondi, quindi andiamo direttamente verso la botlane. E quello che vorrei fare a questo punto è gankare, uccidendo magari Xayah. Intanto, esatto, Rakan ha messo una ward qua. L'abbiamo visto, quindi lo sappiamo. Gioca difensiva. No. Quando vedete che c'è... Oddio, attenzione. Sono morto perché sono stupido. Sono morto perché sono stupido, non dovevo andare a cercare di fare niente perché non era la situazione giusta. Errore mio. Pensavo di riuscire a raggiungere facilmente Rakan e a shottarlo utilizzando la R. Una volta che Rakan era shottato, probabilmente Ryze sarebbe riuscito a raggiungerci, bla bla bla. Però ho sbagliato, non era il momento giusto per farlo. Prendiamo l'altra daga e continuiamo col nostro obiettivo, che è andare bot e farci il drago. Siamo in vantaggio di livelli rispetto a
Nocturne, ma questa cazzata che abbiamo fatto è stata veramente brutta. Ne ho fatte due di cazzate brutte, quella sotto la torre con Seth e questa. Ora, loro potrebbero riuscire, esatto, a farselo da soli, a vincere il fight da soli. Io adesso, per non farmi vedere dalla ward, guardate cosa faccio, pam. Così loro non sa... Ah no, c'era una ward. Stavo per dire, così loro non sanno che sono qua, ma lo sanno comunque perché c'è una ward. Allora, se Miss Fortune viene, riusciamo a fare 680 smite. Perfetto. Adesso io non vorrei fightarla questa, quindi torniamocene indietro e continuiamo a farmare. Cosa migliore da fare? Porca misera, Khan. C'aveva una ward? Non pensavo. Forse ha visto semplicemente il danno della mia E, perché si vede attraverso il muro se c'è la polvere della E. L'animazione della E si vede, insomma. Allora, questo se lo prendono loro. Noi andiamo a vedere se c'è qualcuno qua. Speriamo di no. Esatto. Qui era meglio utilizzare la l'Oracle Lens, la lente dell'oracolo, ma non ce l'avevo. Ora, questo ce lo prendiamo noi perché mi pare che siamo un po' più in forma di Miss Fortune. Miss Fortune è 1-4. Ci prendiamo anche i Krags. E una volta presa tutta sta roba, io in realtà vorrei decollare, ma siccome loro stanno pushando così tanto, infatti, non è proprio ottimo. Allora, se c'è un Nocturne, pushare così tanto senza avere minimamente una torre dietro non è una buona idea. In realtà potevamo forse ucciderlo Fizz, ma vabbè. E non solo Fizz. Altro errore mio? Probabilmente sì, perché loro erano 4, noi eravamo 2. Sono stato attirato dalla kill. Volevo la kill, allora sono andato là. Mai errore più grosso. Sto giocando un po' troppo greedy, eh? Non è una cosa ottima. Mi prendo il modifica lunga visione, così che posso piazzare le cose in giro. E sostanzialmente la differenza più grossa ce l'abbiamo in giungla e in mid. Nonostante io comunque abbia preso 3 draghi su 3 e un herald su 2, quindi dalla nostra abbiamo quello. Prendo anche un lume di controllo, sempre importante. No, non mi fermate, prego. Vabbè, niente. Ci andiamo a prendere questo. Ok, fortuna che c'ha un sacco di mobilità Rakan. Piazziamo una control ward qua. Siamo ben wardati. Adesso noi dobbiamo solamente aspettare il quarto drago, che è fra 1:40. E se mi lasciaste la giungla, io guarda, sarei veramente contento. Cioè, pigliatevi i buff, ma non mi pigliate tutta la giungla. Sennò che cacchio farmo io. C'è set. E noi non abbiamo Cho'Gath, quindi non fightiamo. Ryze ha molto oro, quindi si dovrebbe regolare. Allora, nel 5 contro 5 come facciamo noi a vincere? Sostanzialmente bisogna immobilizzare Nocturne o Fizz. Scusami Miss Fortune, ma... Perché se lo immobilizziamo e Miss Fortune utilizza la R, dovremmo essere a posto. Ok, Cho c'ha il TP.
Ci sarebbe anche bisogno di qualcuno che dia un'occhiata alla wave mid, ma... Ok, intanto mi prendo i lupi. Anzi, mi piglio la wave mid e poi mi prendo i lupi. Fizz è top. No, sono in 4 top. Quindi questo dovremmo riuscire a prenderlo. Oh, 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 aiutatemi! Ma che cazzo fate? Cioè, raga, eravamo 4 contro 1. Ma che state a fa? Ho sbagliato qua. Vaffanculo. Stavo typando, ma scusate, 4 contro 1 e non vi muovete. E poi era importante quella kill perché era Nocturne e Nocturne poteva rubarci il drago utilizzando la R su uno di noi che stava nel pozzo del drago. Quindi uccidere Nocturne era importante. Eravamo 4 contro 1, perché cazzo motivi non sono venuti? Boh. E si sono presi il drago, ovviamente. Vabbè. During good the key. Allora, ci prendiamo questo per lo Sterak e il lume di controllo. Allora, male, molto male. Chissà se ce la facciamo, vedremo. Lui ovviamente mi ha preso i Krags. Ok, allora non possono fare il Baron. Non credo che possano fare il Baron. Andatemi a far vedere. Metto una ward. Ma infatti, come fanno a far il Baron? Allora, loro sono top bot lane. A noi non importa più di tanto, nel senso che non dovremmo fightarli perché Fizz è fiddato e loro stanno qua. È un 3 contro 3, ma guardate chi sono: Fizz, lei e lui. È un po' tosta. E in più c'è Nocturne sicuro da qualche parte. Allora, io adesso voglio prendermi questa wave mid. Fizz sta andando top. Questi non si sa che cazzo stanno a fa in mezzo alla giungla. Veramente non ha senso. Adesso, visto che Cho sta splittando, che non è che ha, non è una cosa che ha molto senso, però vabbè. Allora, io pure ho sbagliato posizione, però Cho sta splittando top. La cosa migliore da fare era gruppare e pushare una lane. Quella è la cosa migliore da fare. Allora, prendiamo questo, pigliamo un altro lume di controllo e ci pigliamo la lente dell'oracolo. E noi non abbiamo i numeri in livello, a livello proprio di gold per fightarli. Cioè, Fizz è stra fiddato. È un po' un problema lui. Di noi ci abbiamo un po' fiddato lui. Cioè, fiddato è una parola grossa in confronto a come sono messi loro. Nonostante abbiamo preso quasi tutti gli obiettivi, La cosa migliore adesso sarebbe Guys, we need Dragon Soul. Questa è la chiave di volta, è quella. Se pigliamo Dragon Soul siamo... Non colmiamo completamente il vantaggio, ma un pochetto sì. Allora, vediamo se riesco a raggiungerlo. Perfetto. È morto e Ryze è ancora vivo. Adesso abbiamo un bel vantaggio.
Quindi adesso dobbiamo pushare. Ci abbiamo un bel vantaggio perché lui è morto. Quell'altro non c'ha la R. Fizz è morto. Nocturne non ha la R. Quindi possiamo davvero. L'abbiamo immobilizzato. Perfetto. A questo punto devono prendere la torre. Io mi prendo lo scuttle e mi unisco a loro. Fra 8 secondi lui resuscita, quindi dobbiamo andare a prendere il drago. La cosa migliore è iniziare a preparare il drago. Lo sapevo. Perché? Perché siete rimasti, raga? Perché siete rimasti? Non so perché mi pinga. Rimanere era una brutta cosa. Mutiamo tutti. Oh, qui c'è Fizz. Sono morto. La giusta call era quella. Una volta presa la torre mid, tornare indietro perché Fizz stava per resuscitare e venire qua a cercare di fare una trappola per la squadra nemica, che sarebbe ovviamente venuto a cercare di contestare il drago. A quel punto, una volta che la squadra nemica sarebbe stata presa sotto, sarebbe stata presa di come si dice? Come si dice quando fai una sorpresa a qualcuno? Vabbè, sarebbe stata presa di colta di sorpresa. Qua nei pressi del drago noi avremmo potuto fare il drago semplicemente. Quella era la call giusta. Rimanere mid perché era sbagliato? Perché stavano per tornare in vita e non riuscivamo a prendere un'altra torre? Probabilmente no. Probabilmente l'unica cosa che avremmo fatto sarebbe stata pushare un pochetto. Se andava tutto bene, se andava tutto liscio, ovvero se Fizz non tornava in vita e non uccideva tutti, riuscivamo semplicemente a pushare un po', ma non prendevamo nemmeno la torre. Mentre con la mia call saremmo riusciti probabilmente a fare un ace e altrettanto probabilmente a prenderci anche il drago. La call giusta era quella. Quando sapete che una call è la giusta, non fate come me che vi chiedete mille volte: ma è giusta, ma è giusta? È giusta, raga. Se vi viene in mente, è molto meglio, anzi, di più, vi dirò di più. È molto meglio prendere una decisione che non è proprio la più giusta del mondo, ma prenderla fino in fondo, che fare una roba a metà strada. Per esempio, loro sono andati a far baron, l'hanno fatto. Era il momento abbastanza giusto, però comunque abbiamo fatto il baron. Ora, mi piglio la Guardian Angel e dopo mi prenderò probabilmente la Danza della Morte. Perché la Danza della Morte, dite voi? Perché loro già hanno Fizz che è sciotta. La Danza della Morte ha una passiva che ci consente di prendere, di diluire i danni che riceveremmo nel tempo. Non li prendiamo tutti insieme, ma li prendiamo come bleed, come un sanguinamento, ok? Questo ci consente di poter attivare lo scudo del pegno di Sterak e magari rimanere in vita anche grazie a un po' del lifesteal che abbiamo. Che non abbiamo. Che avremo però con la Death Dance. Death Dance è la danza della morte. Ok, Miss Fortune sta splittando bot, che non so se sia una cosa veramente ottima al momento. Noi potremmo fare una trappola qua, ma la cosa importante è che se facciamo una trappola becchiamo Fizz. Non possiamo adesso ingaggiare, o forse sì. Devo scappare da qua. Ok, c'è Fizz. Ok, grazie a Dio ci abbiamo. Perfetto, ci abbiamo l'Hail of Blades che ci ha aiutato.
Ops. Mo' dovremmo riuscire a prendere tranquillamente la torre. Ok. E adesso ci prendiamo l'inibitore e forse riusciamo anche a finire il game. Forse riusciamo anche a finire il game. Raga, scusatemi per per qualche giocata del cavolo che ho fatto, ma a volte ci sta che uno magari non ragiona sempre in maniera perfetta. O che meccanicamente c'è qualche intralcio perché stiamo giocando e spiegando contemporaneamente. Vi ringrazio per essere stati con me. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Bella, raga.